questo dovrebbe essere un campeggio, ma più che un campeggio è un parcheggio selvaggio, perché hanno soltanto un buco a terra come bagno e nient'altro. Quindi si sta veramente in grazia di Dio vicino a questo fiume. Siamo a circa 100 km dal confine con il Malawi, molto molto bello. Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'Equatore per la terza volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. Perfetto. Ragazzi, questa è Mbeya. È Mbeya che ce ne andiamo da qui. Diesel. No kerosene. No kerosene. No mix. Diesel. No water. No water. No, no, it's okay. Don't do that. It's okay. No, you don't put. You put the dust inside. Okay. It's okay. But thank you. Stiamo facendo diesel perché, thank you, in Malawi c'è scarsità, non ci sta e costa una volta e mezzo rispetto qua, quindi come al solito ci organizziamo. Thank you, Asante Sana. Non ho mai visto che crescono banane, patate insieme con i fagioli, non lo so, veramente. Mango, frutta tropicale. Mango, sì, troppo bello, veramente, tutto verde qua in questa zona. Penso che è zona di patate, patatosa. Se capito. Allora, siamo arrivati al confine con Malawi, però è tramonto, quindi ci siamo fermati qui in questo alberghetto. Prezzo buono, equivalente di 4 euro per una doccia, perché dormiremo il nostro Totò qua nel parcheggio. Era già andata alla reception. Forse qua l'hanno scritto meglio, aspetta un attimo. No, qui è la reception. Ok. Amore, come, che ti hanno detto alla reception? Tutto ok? È contrattato il prezzo? Sì. Ah, ma qua c'hanno anche l'asciugamano, quello là, con la presa d'aria. Ventilato. Voglio, questo è Africa. Sì. Allora, io volevo evitare perché sono stanco, ma devo fare il tour della stanza. Incominciamo dalla porta. Qui c'è doppia chiusura blindata, quindi c'è questo e poi c'è la chiave. Ok? Questa qui è la stanza. Abbastanza pulita, va, un po' di muffa. Là sopra c'è la zanzariera che penso non arrivo neanche a prenderla. Qui su c'è il ventilatore, l'aria condizionata, che sembra più una trappola. Vediamo se funziona. No, lascia stare, perché tutta la polvere cade. Ok, perfetto. Scenderà giù. Va bene, amore, che si mangia stasera? Quello che pranziamo normalmente. Con avocado, ma con una birra fredda, quindi non lamentarti. Quando mai? Per fortunatamente non dormiremo in questa stanza, chi si lamenta? Quindi poi c'è il bagno, anzi, questo è l'angolo doccia cesso. È praticamente l'acqua calda, giusto per evitare confusione, l'hanno staccato proprio il rubinetto, c'è soltanto questa che è acqua fredda, ma non fa niente, va bene così. La cosa che mi ha colpito molto è il sistema diretto di scarico del lavandino. L'acqua calda, ovviamente, questo è un giocattolo per bambini, qua, quindi ti lavi le mani e direttamente va nel cesso. Perfetto, amore! Ragazzi, ho capito perché il lavandino è fatto in questo modo, quindi io mi lavo le mani e anche i piedi.
Vedi? Fresco, fresco. Non sprecate acqua, ragazzi. Mani e piedi. Ah, Dulcis in fondo, perché me ne sono accorto solo adesso, qua doveva esserci un televisore, è rimasta soltanto la gabbia. Guarda, attende che cade qualcosa. Ma evidentemente la gabbia non è stata costruita bene, perché il televisore l'hanno rubato. Stamattina siamo stati svegliati da un gallo che passava proprio sotto la macchina qua a bruciapelo e si girava verso il finestrino, si con Toto che era da noi. E uno qua dei ragazzi che stava stendendo i suoi vestiti, le sue mutande, questo è un adulto, interessanti queste mutande, all'alba. E qua ha messo il resto. È arrivato il momento di lasciare la Tanzania. Siamo stati molto più di quello che pensassimo. Ma fortunatamente abbiamo molti più ricordi di quelli che avessimo immaginato. Direzione Malawi. La cittadina di frontiera si chiama Kasumulu, che suona come un formaggio sardo. Incredibile. Stiamo cercando di cambiare soldi, c'è un sacco di mercato nero in Malawi, un casino, ti circondano la macchina, quindi comunque forse riusciamo a prendere un buon cambio, c'è già ubriaco alle 9 del mattino comunque. Ok, tutto fatto, sono fuori dalla Tanzania vera ancora una, perché siamo andati a turno, un po' troppo caos, è tutto ok, l'ufficiale voleva dei soldi, quando ho detto che sono cuoco, ah, perché mi dai dei soldi così vado al ristorante e provo come cucino un altro cuoco, quindi molta fantasia, comunque si continua. Allora, questo dovrebbe essere il one stop border, quindi un ufficio, si fa tutto, ma stiamo andando avanti, passando un fiume. Comunque, allora siamo fuori all'immigrazione, mi sembrava strano che gli ultimi paesi sono andati un po' troppo veloci. Ci avevamo detto che potevamo fare il visto all'arrivo, ma qui si sono incaponiti gli ufficiali che dobbiamo fare l'applicazione online, aspettare per un codice a barre e poi possiamo continuare con le pratiche, quindi non è bella sta cosa, però... Se si sono impuntati c'è poco da fare. Allora adesso sto facendo le applicazioni, qua sto comprendendo tutti i documenti, sperando che riusciamo ad ottenere la risposta entro oggi. Io ho detto, guardate, se non mi rispondono io dormo al confine. No, no, ti risponderanno. Sì, vedremo, questa è Africa. Comunque, continuiamo. Allora, dopo quasi 7 ore in frontiera, e aver sborsato più di $155 americani tra visti per me vera, permesso per Totò, tassa di circolazione, tassa inquinamento, assicurazione temporanea, finalmente dovremmo entrare in Malawi. L'unica consolazione è che spostiamo l'orologio un'ora indietro. Amore, benvenuti in Malawi, paese numero 77. Bellissimo. Stavano giocando a pallone quando ci hanno visto. Hanno visto la videocamera, lascia il pallone, i bianchi. Yeah. Comunque, alcune cose che sono successe oggi in frontiera, i primi tizi che ci stavano cambiando i soldi, infatti lo riporteremo nel nostro gruppo dei vari amici viaggiatori, uno ha detto sì, ti do la rata migliore, ci ha dato 5.000 quaccia in più rispetto al tasso degli altri, non sto a spiegarvi i dettagli, comunque qua pure qua c'è il mercato nero, quindi abbiamo cambiato meglio del tasso ufficiale nazionale. E niente, ci ha dato il monopolio di soldi, ce l'ha fatto contare, poi se l'è preso un attimo, mentre noi gli stavamo dando i soldi. E che ha fatto? Li ha ricontati per fare dei ricontati. E ho visto che ha fatto il classico gesto del mago, che ti pieghi la nota e poi si è toccato il dito. L'ha fatto due volte, quindi ha tolto 10.000 dandoci 95.000. E quando volevo ricontarli, non me li dava. Ha detto, oh, la polizia, ti ricordi? La polizia. Sì. E non ci stava nessuno dietro, no? Quindi per nasconderli.
E ora che hai dessi i miei soldi, quindi l'ho sgamato, ho detto fratello, vengo da Napoli, queste cose le abbiamo inventate noi. Praticamente tutti quanti lo stanno pigliando per il culo perché l'avevo sgamato, ho detto guarda che c'hai in tasca, che c'hai in tasca, lui si girava, no? Io le metto la mano dietro, no? E poi c'ho un fazzoletto, si è detto guarda c'ho anche io il dito finto alle carte per fare qualche trucchetto magico, quindi è rimasto come un cretino. Infatti ha fregato un altro ragazzo dopo, io ho cercato di avvisarlo, non mi ha sentito, non mi ha ascoltato, ma dopo lo voleva tirare a un poliziotto. L'ha ricorso, sì, l'ha portato a un poliziotto. Sì. Il poliziotto che gli ha detto, guarda fratello, tu stai facendo una cosa illegale, questo è il mercato nero, quindi che vuoi? E ha perso soldi. Fortunatamente abbiamo chiamato con un altro, un tasso buono, quindi... bene così. Questo è il primo paesino che ci ha colpito appena entrati in Malawi ed è per i napoletani. Io leggo Mavangulungula, poi non lo so. È appena calato il sole, stiamo andando a cercare un albergo, a mangiare qualcosa e a riposare. Ci vediamo domani. Vi presento il lago Malawi. Torno subito. Non ve l'aspettavate, vero? Guardate che bello. Questo qui è un campeggio ovviamente a pagamento, perché in Africa un posto del genere trovarlo wild, libero, è impossibile. Ma va bene così. Il prezzo è di circa $15 al giorno, quindi possiamo permettercelo, ce l'hanno raccomandato in tanti. Staremo qui a rilassarci per qualche giorno, a goderci il lago. Sì, il dovere mi chiama, devo andare, ora di togliermi la maglietta e tuffarmi anche io. Ragazzi, stasera facciamo un bel risottino con piselli. Questi qua apparentemente crescono proprio qua vicino, c'è una signora che li coltiva e ci hanno detto che fra l'altro è il legume più economico di Malawi. Buonissimi, così dicono, ora vedremo. Ci ho messo anche un pizzico di rosmarino per dare quel tocco dello chef. Pronti? Vai così. Gli diamo una bella brustolata. E poi riso dentro alla italiana, qua c'è il brodino fatto con bucce di cipolla e anche un paio di dadi, perché dobbiamo organizzarci, bisogna insomma adattarsi, va bene così. Devo ammettere che cucinare con una vista così è davvero molto bello. Non so se guardare i piselli o guardare gli altri piselli. Sì, perché qua dovete sapere che ci stanno le tribù varie che si fanno il bagno, o meglio si lavano nel lago, e nudi, è normale, qua donne nude, uomini nudi, bambini, quindi vediamo questi piselli qua che è meglio. Ragazzi, il risotto è quasi pronto. Di sale, adesso dovremo mantecarlo con una noce di burro, un tocco di panna e un poco di parmigiano o anche grana, magari pecorino, cose che insomma nel frigo di casa non mancano mai, però qua siamo in Africa e dobbiamo accontentarci, quindi per noi va bene così. Ci mettiamo una birretta a fianco, ci sediamo lungo lago e anche per stasera, ringraziando a Dio, abbiamo mangiato. Abbiamo delle porzioni, falle tu, che sei sempre generosa. Allora, questo è per te. Grazie amore, grazie, grazie. Sono a dieta. Okay. Perfetto, guarda qua. Va benissimo. E non è troppo amore. No, no.
Amore, buongiorno. Cosa hai fatto stamattina per colazione? Niente di speciale. Come no? Un poco di pane con burro di arachide. Amore. Perché abbiamo finito... Aspetta, devo fermarti qui. Come? Ogni colazione fatta con te è speciale. Come è fake. Ok, allungo la camera, dai. Però che bello, eh? Mi sono appena fatto un bagno. Guardate qua. Eccezionale. Sembra una spiaggia tropicale, non un lago. Con tanto di palme. Qua ce n'è una, eh? La sosta al lago è stata davvero molto bella e rilassante. Ci siamo davvero divertiti. Ma adesso è ora di andare in montagna. E mettiamoci la cintura di sicurezza. Andiamo. Ciao Belline, ciao. Stiamo andando a un altro bellissimo campeggio, si chiama Mushroom Farm, però è difficilissimo di arrivare, una strada molto ripida, molto piena di rocci. Non sarà lo so. Un lungo pomeriggio. Sì, per un 15 km ci hanno detto che... Un'ora e mezza. Sì, un'ora e mezza, due ore, quindi piano piano. Vedremo se ne valsa la pena. D'accordo. Sorridi. Perfetto. Yes. How you say? How you say it? How do you pronounce it? Huh? Mwangulupulu. Mwangulu. How do you say? What's the name of the village? What's the name of the village? Mwangulupulu. Mangolukulu. Mangolukulu. Ragazzi, in Malawi hanno problemi di dollari perché non esportano. Quindi questa fila che vedete, sono tutti quelli che stanno aspettando per fare carburante. Guardate qua. Mamma mia. Mamma mia. E dice che ieri è arrivato diesel, petrolio super dal Mozambico perché hanno avuto dei dollari entrate e hanno potuto comprare carburante per il paese. E chissà per quanto ancora. Sì, guarda quanto continua la fila, va. Mamma mia. Dopo il paesino di ieri sera io inizio a pensare che malawensi o malawesi abbiano qualcosa in comune con i napoletani, o tantomeno forse ci vanno d'accordo, perché guardate questa insegna: Hello Paisa.